Il Partito Democratico nell'Agrigentino, dinamiche politiche e iniziative in agenda, le interviste a capo di casa, Moscat e Panepinto, Davide Saglia. Ottocentocinquanta a.C., questo l'anno di fondazione dell'antica Cragas, 13 giugno 2014, questa invece è la data delle dimissioni di Marco Zambuto, giorno da considerare come l'ennesimo anno zero, ennesimo tentativo per una nuova rifondazione politica ed amministrativa della città, città che presumibilmente nei prossimi giorni verrà affidata nelle mani del commissario regionale, il quale avrà il compito di traghettare il comune fino alle elezioni amministrative, che con ogni probabilità si terranno nella prossima primavera. Una nomina che dovrebbe sbloccare e fare chiarezza su diverse questioni, su tutte quella relativa allo stato di salute delle casse di Palazzo di Città, per le quali si paventa l'incubo del dissesto finanziario. E mentre i consiglieri di Aula Sollano, in attesa dell'arrivo del funzionario della regione, hanno siglato un patto di non belligeranza, i vari partiti sotto traccia, già all'indomani delle dimissioni dell'ex sindaco Zambuto, stanno già pensando ad un nuovo riassetto programmatico. Un restyle a cui sta già pensando anche il Partito Democratico, che attraverso alcuni dei suoi esponenti, più o meno velatamente, spiega come ci si stia organizzando per il dopo Zambuto. Dopo le dimissioni di Marco Zambuto, il PD ad Agrigento è in provincia. Ecco, come si riorganizzerà? Da dove bisognerà ripartire? Marco Zambuto è ancora presidente dell'Assemblea regionale del partito, non è che è scomparso. Si è dimesso da sindaco e quindi si tratta di ora trovare il modo perché Agrigento venga dotato di un sindaco all'altezza della situazione. La situazione è complessa, non è facile, lo stesso Zambuto l'ha sempre ribadito, c'è una scarsità di risorse finanziarie e un peso del debito che non è indifferente, col rischio addirittura che da qui a breve scatti il dissesto. Il dissesto significa cose complicate, significa che le tasse per i cittadini schizzano all'aliquota massima, significa che tutto il personale in esubero deve andare in mobilità, insomma significa cose pesanti, speriamo che non si ci arrivi. Il risultato poi diciamo, di un lavoro che deve essere intrapreso è tutto sulle spalle di chi andrà ad amministrare, quindi è importante che questa volta non si sbagli a scegliere sindaco e consiglio. Dopo le dimissioni di Zambuto, come bisognerà riorganizzarsi? Visto che siamo in un convegno della giustizia, mi posso avvolare la facoltà di non rispondere.